a volte tornano. Dico bene. Buongiorno, certamente. Grecia, certo. Bresciano, Bresciano Doc. Augusto Balzelli. Balzelli, che era migrato quasi in Francia. Quasi a pochi chilometri dalla Francia, ecco, a Imperia. Ecco, ci racconti un po' la sua storia, lo chef della Porta Antica, viene a dire forse un celebre ristorante che è stato rinnovato. Sì, ecco, sì, cioè, così. Si vede perché sì, effettivamente il palazzo è molto bello, anche la posizione, avete proprio un angolo che avete tutto per voi con varie vetrine, quindi complimenti. Io sono appena arrivato e quindi sono proprio qui per l'intervista con Augusto, che quindi arriva con la stella Michelin, possiamo dire così, dall'agrodolce, questo lo so, quindi Imperia Levante. Ponente. Imperia Ponente. Allora, ho iniziato nel 2009, dopo essermi diplomato alla Scuola Alberghiera di Brescia, ho iniziato in un ristorante stellato qui a Brescia, che magari conosce, l'Artigliere di Davide Botta. E come? GRE e Stella Michelin, ho lavorato, certo, con lui, ho iniziato a fare il pelapatate, dal pelapatate sono passato ad arrivare a fare il secondo cuoco e lui dopo nel 2013 ha cambiato location, è andato a Isola della Scala, Verona, in provincia di Verona, io l'ho seguito, abbiamo inaugurato là insieme. Quindi ci siamo magari visti là, può essere, ecco, nelle mie escursioni ricorrendo questi chef, perché anche lei, come certo, dire, non è più all'agrodolce ed è qui, è tornato, certo, appunto a Brescia, idem per Bob, dico bene, sì, Bob, sì, uno, sì, è uno ormai dei decani, tra l'altro, sì, Davide, sì. Quindi, Davide sì, ecco. E nel 2013 abbiamo inaugurato insieme questo suo locale nuovo e dopo 6 mesi ho mollato Davide, ho iniziato a fare una nuova esperienza in quel di Agrodolce Imperia, dove c'era allora lo chef Andrea Sarri, che era presidente allora dei Giovani Ristoratori d'Europa. Ho fatto una stagione, lo chef ha cambiato location e i proprietari, nonché soci di Andrea, mi hanno chiesto appunto di iniziare a gestire. Questa è la storia, quindi lei era lo chef appunto di questa società, sì, che è rimasta là, se n'è andato, sì, e purtroppo la stella non c'è più perché chiaramente evidentemente l'aveva mantenuta lei, certo, quindi certo, lei era l'executive, certo, immagino, di Sarri, mi sembra di capire, sì, e poi adesso c'è stato questo passaggio, diciamo, non proprio delicato, un po' brusco, ecco, certo, mi sembra di capire, e quindi questa è un po' la ragione perché insomma in Liguria purtroppo sono cadute molte stelle, già ce ne sono poche, quindi non dico è rimasto, sì, quasi più niente, però effettivamente, nel 2017 eravamo in 7, adesso in 4. È veramente un peccato, sì, quindi anche perché poi in realtà è arrivata una terza stella, Michelin, in Francia, che è al confine praticamente, è comunque quasi in Liguria. Da Mauro, sinceramente, sì, quindi diciamo questo epicentro culinario della Liguria, che era fra Alassio e Balzi Rossi, insomma, un po' si mantiene anche grazie appunto a un italiano, che Mauro Colagreco, che l'abbiamo proprio intervistato recentemente, parla italiano, di guardia greca, sì, della, sì, famiglia, e quindi non vedo perché poi ci lamentiamo. No, non so se lei raccoglie, ci lamentiamo che l'Italia è andata male 50 best perché chiaramente se sei stato numero uno vieni certo, tolto dalla classifica, in realtà invece insomma l'Italia con i suoi confini sia con Lana Rosa appunto ad Oriente, certo, sia con Mauro Colagreco a Ponente, come dire, devo dire anzi possiamo essere felici, insomma. Molto felici. Bene, bene, bene. Quindi lei è arrivato da poco qui? Dal 2017, maggio 2017, ho mollato l'agrodolce a marzo e a maggio ho aperto la Porta Antica. La Porta Antica perché ho ristrutturato tutto questo locale e ho trovato delle porte tramite l'architetto che mi ha aiutato a ristrutturarlo. Abbiamo ritrovato delle porte del palazzo del 1600 e le abbiamo riadattate, la prima all'entrata e le altre due porte, una in fondo alla sala e una in qua. Comunque, bellissimo. Beh, complimenti. Grazie mille. Quindi evidentemente gli chef guadagnano, lavorano molto, guadagnano e poi possono fare anche queste cose qua perché lei adesso è proprio chef patron. Sì. Quindi lei gestisce tutto. Sì. Quindi complimenti, quindi cosa possiamo dire? Intanto lei torna da Festa Vico, sì, sponsorizzatissimo. Sì, sì, sì. Ecco, quindi super sponsor. Ecco, sì, cosa ha cucinato? A Festa Vico ho fatto una parmigiana di gambero rosso e ovviamente utilizzando i gamberi di pescati giù a Napoli, la mozzarella appunto napoletana e un olio loro, un olio extravergine loro biologico,
e una polvere di melanzana estratta, fatta liofilizzare dalla buccia della melanzana, che poi ho utilizzato, appunto liofilizzato, l'ho fatta essiccare e poi l'ho spolverizzata sopra questo carpaccio di gamberi rossi e una schiuma di mozzarella di bufala. Mentre qui a Brescia cosa usa? Quelli di Sanremo o quelli? Allora qui uso, come potrà vedere poi, sia il Sanremo sia il gambero rosso di Mazara del Vallo. La mia cucina è molto, tra virgolette, semplice, con un pizzico di creatività e di fantasia. Mi piace utilizzare una materia prima di top di gamma e cercare di trattarla il meno possibile per non andare a intoccare appunto quello che è quello che ci regala il mare e tutto quello che io reperisco al mattino al mercato e quello che riesco a recuperare. Bene, complimenti quindi al nostro Augusto. Bene, bene. Grazie. E quindi auguri chiaramente per tutte le cose che verranno. Non so se già le guide si sono accorte. Allora, la guida, Michelin, vedo che ha già, la Michelin ci segue sempre e per questo il piatto quest'anno siamo entrati con in guida e come primo anno dell'attività e cerchiamo di lavorare ogni giorno per andare a recuperare quello che avevo preso alla ristorante Grotta. C'è una sommelier. Abbiamo il cuoco, molto ovviamente in cucina c'è anche la pasticcera, il pasticcere, insomma, è tutto perfetto, la vedo, come abbiamo visto è quello per lo minimal, i coperti chiaramente lo sono tantissimi. 25, abbiamo 25. Pranzo e cena. A pranzo abbiamo una sorta di business lunch a 25 euro con due piatti molto semplici ma sempre abbastanza curati e con un bicchiere di vino e l'acqua e caffè, e invece la sera abbiamo comunque che si può trovare anche a pranzo in mezzo a degustazione la nostra carta. Quindi insomma venite qui a Brescia, siamo, non dico nel centro di Brescia, però siamo ai piedi del castello, quindi a 2 minuti dal centro. Quindi si trova anche parcheggio, è sì, abbastanza sì, utile sì. Queste grandi città, perché Brescia effettivamente certo. Insomma magari mancano le stelle, è vero, quindi, Brescia centro, forse Brescia in centro solamente in provincia non c'è mai stato un ristorante nella storia mai. Sessantennale e passa appunto la missa, quindi noi facciamo gli auguri a tutta l'equipe di Augusto qui a Brescia.